Buongiorno, patente libretto. Salve. Sto andando a prendere il pane. Dai, cosa mi serve? Vuol dire, non serve la patente, mi scusi. È due metri. Abito a due metri. Ho capito, la cintura dov'è? Abito a due metri. Cosa mi serve la cintura in una strada chiusa? Va, un faro rotto. Ma c'è gente che uccide, che squarta, taglia le teste e lei mi guarda un fanale rotto. Su, dai, capito, siamo tutti fratelli. Le gomme sono lisce. Ma le cose mi servono le gomme per andare per fare due metri al giorno per andare a prendere il pane? Ma lei va solo a prendere il pane, mi scusi. Il pane è importante. Però sento che l'alito puzza di alcol qui. Come ho mai? Capito, una grappettina dopo cena non la fa lei? Dai, su. Ho visto che dietro non ha la targa. Ma mi conoscono tutti questo quartiere, cosa mi serve la targa? Mi scusi, qua dietro c'è un cadavere, c'è un cadavere. Un tizio prima non ha rispettato la precedenza, cosa dovevo fare secondo lei? Beh, in effetti. Dai, capisco un po'. Dai, può andare. Grazie. Lei è un bravo uomo, lo sa? Grazie, agente. Complimenti. Voi complimenti. Siete brave persone. Grazie mille. Grazie. Buon lavoro. Anche a lei. Allora, speriamo che non mi faccia la multa. Ho tutto in regola, patente, libretto, bolla, so tutto. Ok, sì, perfetto. Polizia. Salve, le prendo subito patente e libretto. Scendi da questa cazzo di macchina! Forza! Subito! Ma le sto prendendo... Mani sul tettuccio, non parlare, girati! Oh, figlio di puttana! Vuoi fare il figlio di puttana con me, eh? Ma non ho fatto niente. Girati, sacco di merda! Dove cazzo stavi andando, eh? A prendere il pane. A prendere il pane! Andiamo a prendere il pane! Ma guarda te che coincidenza! In un giorno come questo! Che può capitare di tutto! La gente è spietata! Fuori di testa! Sai cosa ti può accadere per prendere il pane? Che qualcuno ti punta la pistola addosso! E adesso apri il bagagliaio! Apri il bagagliaio! Aprilo! Figlio di puttana che ti porto in carcere a vita! Nel carcere di Porkington! Cosa sono quelle scarpe? Non mi piacciono le tue scarpe!